Ma indubbiamente, però resta la soddisfazione di aver visto una squadra, una squadra vera che se la gioca con chiunque, quindi gli ho fatto i complimenti, sono sicuro che presto festeggeremo con una vittoria. Quindi, una grande partita giocata contro un grande avversario, e poi le partite sono anche pericolose, questo tipo di partite, perché magari poi rischi di prendere gol come è successo verso la fine, però c'è molta soddisfazione. Ecco, che gara ha visto anche dei nuovi arrivati, insomma, in particolare Rada. Rada ha fatto un'ottima partita secondo me, d'altronde uno come lui che ha, con l'esperienza che ha e con il passato che ha, fa presto a inserirsi nei meccanismi. D'altronde aveva fatto anche tutta la preparazione, quindi non aveva problemi né di tenuta. No, no, sono contento. Anche gli altri che sono arrivati a preparazione inoltrata stanno piano piano raggiungendo anche lo stesso fallo. Oggi con un pizzico di fortuna poteva fare gol. Ripeto, c'è dispiacere per il risultato, ma soddisfazione per la prestazione. Ultima domanda, buona anche la duttilità tattica in realtà di una rosa che naturalmente è anche molto ampia e permette al tecnico di cambiare in corsa. Ma dicevo al presidente, il dispiacere più grosso è quello che è una squadra dove tutti potrebbero giocare, è un dispiacere lasciare gente in tribuna, però il campionato è lungo, ci saranno anche dei turni infrasettimanali, ci sarà bisogno di tutti. L'importante è che tutti si calino come sono già calati nella mentalità che tutti siamo utili e quindi nessun muso lungo, ci sarà spazio per tutti sicuramente.